prima di iniziare, volevo un attimo introdurre la seconda canzone. Poi tanto la scaletta dura poco, quindi finiamo presto. Praticamente volevo ricordare a tutti che il governo fascista si è sempre proposto come un governo antimafioso, che arrestava i mafiosi, sì, li confinava, li esiliava, però poi dall'altra parte li trattava con i guanti di velluto e li utilizzava a proprio piacimento per risolvere situazioni scomode e per comunque eliminare personaggi scomodi. Cioè, basta pensare comunque pure a Carlo Tresca, che era un anarchico ucciso nel 43 negli Stati Uniti per volere fascista, però per mano mafiosa. Poi dopo la liberazione niente è cambiato, perché comunque anche se l'ipocrisia ha voluto eliminare la parola fascismo per un breve periodo, i mezzi erano sempre gli stessi: stragi, omicidi mirati per chi rompeva i coglioni. Adesso continua, perché comunque chi rompe il cazzo, chi partorisce un pensiero rivoluzionario e chi agisce in maniera rivoluzionaria viene o arrestato, represso in qualsiasi modo, oppure pure ucciso. E proprio visto che siamo a luglio, vorrei ricordare prima cosa l'uccisione di Carlo Giuliani, visto che il 20 luglio c'era la ricorrenza, e poi il suicidio di Stato di Maria Soledad. Maria Soledad, che significa solitudine, Soledad. Solitudine come quella in cui è morta nella sua prigione, impiccata, dopo che era stato già ucciso Baleno Edoardo. Solitudine come i ragazzi dell'ex QM, visto che è stata imposta la solitudine per dei giorni. Solitudine come Gianluca, un nostro conterraneo, che non ha voluto pagare il secondo pizzo, quello della mafia, ha pagato già quello dello Stato, e quindi è stato ucciso, perché così ha pagato lui, tutta la sua famiglia, per tutta la sua vita. Questa canzone si chiama Human Structures, e per l'appunto di questa la vogliamo dedicare a tutti i morti per mano mafiosa, fascista o per mano dello Stato, che alla fine è sempre la stessa. Contro ogni infestazione mafiosa, Human Structures, però venite avanti, perché così sentiamo più a casa. Infine poi iniziamo a suonare, tanto c'è, abbiamo 10 minuti. Vorrei ricordare che a pochi chilometri da qui c'è la Notte Bianca e vorrei mandarle a cagare, perché comunque non abbiamo bisogno di farci ritagliare fette di libertà false, perché tutte le case, tutte le strade, tutte le montagne e soprattutto la notte ci appartengono di diritto. Quindi niente, sei una farsa di quattro burattini. Grazie, Human Structures.